Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi nuovo video, la quarta parte dei miei prodotti Avon e inizio subito perché ultimamente appunto ho fatto un po' di acquisti e vi farò vedere anche alcuni prodotti di altri marchi, ossia Kiko e l'Erbolario. Cominciamo subito allora per non perdere altro tempo e comincio con i Per quanto prodotti make-up. I riguarda prodotti make-up, il primo prodotto che vi vado a mostrare è la matita eyeliner della Super Shock. È una matita nera, come potete vedere, ve la swatcho anche. Come vedete è un nero molto intenso, molto scrivente e pigmentato. Parto subito col dire che questa matita mi è piaciuta tantissimo, innanzitutto perché essendo formulata in gel è molto morbida, si stende facilmente, si stende benissimo perché non serve che la passi mille volte per far sì che scriva, anzi appena appena l'appoggi sull'occhio già rimane, già si scrive benissimo. E mi è piaciuta tantissimo, trovo che sia veramente una matita super perché oltre a questi motivi dura anche tanto, è waterproof, è resistente, l'ho utilizzata anche mentre comunque facevo sport e alla fine dell'allenamento era sempre intatta come se l'avessi appena messa, non sbavata né niente, e quindi mi è piaciuta veramente tanto. L'unica pecca di questa matita è che l'Avon ne fornisce solo due colorazioni, ossia questa qua nera e il grigio argento. Una volta c'erano più colori, però non so perché negli ultimi cataloghi non sono più comparsi ed è un peccato perché sono veramente delle belle matite, scriventi sia scriventi benissimo, oltre che sulla rima superiore dell'occhio, anche nella rima inferiore dentro, non fa lacrimare né niente. Un'altra cosa è che ovviamente essendo molto morbida e cremosa, la punta si consuma più facilmente, perciò devi andarla a temperare più spesso di una matita normale. Ma comunque, a parte questo, è veramente una matita eccezionale, la consiglio a tutti. Poi, passando oltre, vi faccio vedere dei prodotti labbra. Il primo è il colore sempre vivo, il rossetto colore sempre vivo, questa è la tonalità Bronze Treasure. Ve la swatch anche questa. È appunto un marroncino shimmer molto brillantinato, quindi lucido. E praticamente questa è già la versione, quella aggiornata nuova dei rossetti sempre vivo, come vedete con la finestrella sul tappo per vedere la tonalità e con questo nuovo packaging rettangolare. Non è cambiato in nient'altro rispetto al rossetto che era prima, a parte la confezione è sempre il rossetto, sono cambiate qualche tonalità, però è sempre un rossetto buono, durevole. Alcune tonalità vanno un po' a seccare le labbra, dipende dalle tonalità, però comunque sono dei buoni rossetti che durano tanto e non costano neanche eccessivamente perché questo di solito in offerta è cosa sui 6-7 euro. La matita, questa di prima, il prezzo pieno sarebbe di 9 euro, però la maggior parte delle volte è in offerta 6, a 6-5 euro, infatti questa l'avevo acquistata a 5 euro qualcosa. Poi vi faccio vedere anche questo, che è un rossetto della Color Trend, Kiss & Go. Sono appunto dei rossetti economici, molto economici, perché la maggior parte delle volte costano dai 2-3 euro e sono stati veramente una sorpresa perché comunque mi aspettavo fossero un po' più, diciamo, scarsi. Invece sono rimasta molto colpita perché comunque nonostante il prezzo sia basso, sono dei buoni rossetti, hanno una buona durata, dei colori molto belli, tutti satinati. E niente, ho preso questo colore che è il Passion. In realtà pensavo fosse un altro colore, cioè fosse un po' più sul rosa, invece poi si è rivelato un colore sul rosso fragola. Questo.
Inizialmente pensavo non mi sarebbe piaciuto, e invece mi piace tantissimo ed è quello che anche indosso che porto sulle labbra oggi, e veramente mi è piaciuto tanto, è diventato il mio rossetto preferito, lo metto molto, e primo perché dura veramente, cioè anche dopo aver mangiato, anche ieri sera sono andata a una festa, ho mangiato e dopo ce l'avevo ancora su, e poi perché non fa seccare le labbra. E appunto mi piace molto il colore. E poi costa veramente poco. Infatti ne ho già ordinato un altro, il Flirt, che è praticamente un colore sull'aranciato. E vi farò vedere poi anche quello. E infine per i prodotti labbra, il Lip Gloss Ultra Glazer. Sarebbe anche questo il Lip Gloss riaggiornato. Perché prima anche questo è stato fatto con la confezione rettangolare, perché anche prima c'erano questi lip gloss. Questo qua non l'ho comprato, me l'hanno dato in omaggio alla riunione Avon, e mi hanno dato questo colore Fiery Red, che appunto è questo rosso, che è un rosso molto acceso. Allora, lo scovolino fatto in questo modo non è un rosso, cioè è un rosso acceso, vedete? E non è brillantinato né niente, però è molto lucido. È 6 millilitri. Non vi posso dire molto di più su questo luce labbra perché per ora l'ho indossato solo una volta. Volevo solo mostrarvi il colore. Quindi ancora non posso dare una descrizione completa. Non so se è durevole. Quindi ne ho usato solo una volta, così non ci ho fatto molto caso. Perciò poi vi farò sapere. E in questi lip gloss ce ne sono tantissime colorazioni, una trentina di colorazioni, sia brillantinate sia lucide, e vengono 5 euro circa. Poi passiamo agli smalti. Gli smalti ho acquistato questi due, che sono tutti e due della collezione Color Attract. Praticamente sarebbero gli smalti magnetici, che sono quelli che si utilizzano con il magnete, questo qui. Nel mio caso è a strisce, però c'è anche quella a stella. Praticamente, come funziona? Che tu stendi lo smalto, questo smalto sulla tua unghia, lo fai asciugare. Dopo, quando è asciutto, ripassi con un'altra, fai un'altra passata di smalto, e ancora prima che asciughi ci appoggi sopra, cioè non è che lo devi appoggiare, devi lasciarlo un po' staccato, tipo così. E il magnete appunto attrae la polvere dello smalto e rimane la decorazione. Ovviamente poi però si possono anche utilizzare semplicemente senza decorazioni perché comunque sono smalti normalissimi. Sono dei 12 ml, durano veramente tanto. Questo qui è Lavender Lure, che è appunto un color lavanda molto carino. Come tutti gli smalti Nywell Pro, hanno un bel pennellino che stende bene il prodotto. C'è un gran quantitativo di smalto all'interno perché comunque 12 ml sono tanti e durano veramente tanto. E invece questo è il Spellbound Green, che è appunto questo verde grigio molto particolare. E questi smalti vengono a 5 euro e qualcosa in offerta, mentre i magneti vengono di solito a 1,99 euro, 2 euro comunque. E niente, l'unica cosa è che con questo colore qua la decorazione si vede poco. Si vede che essendo un colore chiaro la decorazione rimane molto tenue, perciò si utilizza, cioè in questo caso mia mamma, perché non vi ho fatto la premessa che questi due smalti li ho acquistati per mia madre, perché io, come vedete, ho la ricostruzione alle unghie con lo smalto ricostruito, eccetera, lo smalto in gel, quindi non posso utilizzare smalti sopra. Quindi questi smalti li ha provati mia mamma e appunto sulle sue unghie ho verificato che su questo smalto non rimangono molto le decorazioni.
però lo usa molto comunque liscio perché gli piace il colore. Invece questo qua rimane di più perché essendo un colore più scuro. E ci sono 6 o 7 tonalità, c'è il blu, c'è l'argento, c'è l'oro, ce ne sono il fucsia e io sono, cioè, siamo andate a prendere i colori un po' più particolari, diciamo. E niente, questo per quanto riguarda gli smalti. Invece per quel che riguarda i pennelli, cioè gli strumenti da lavoro, ho acquistato due pennelli perché praticamente l'Avon ha rimodernizzato, ha riaggiornato, ha migliorato gli strumenti di lavoro del make-up, tutti i pennelli e anche il temperino, temperamatite, piegaciglia. Poi cosa c'è? La pinzetta, questi tutti gli strumenti che vengono utilizzati per il make-up e io ho acquistato questi due pennelli perché mi servivano. Questo qua è il pennello per il fard per il blush, invece questo è il pennellino per l'ombretto con lo sfumino dall'altra parte. Dunque, che dire? Innanzitutto hanno cambiato il packaging perché hanno cambiato l'impugnatura che adesso è fatta cono. Come vedete, e poi il colore delle setole che una volta erano completamente scure, adesso hanno questo effetto sfumato dal bianco al marrone. Io i pennelli come erano prima non lo so perché non avevo mai provato pennelli prima, a parte quello per applicare l'eyeliner che avevo già fatto vedere, che quello era un buon pennello. Perciò non so come fosse prima questo qui. Devo dire che con questo mi trovo benissimo perché è stramorbido. Ha le setole morbidissime che non pungono e si lavano facilmente, non perdono peli a meno. Già adesso è 2-3 mesi che ce l'ho e per ora non hanno ancora perso un pelo, non ha ancora perso un pelo questo pennello e mi sono trovata molto bene perché veramente sfuma bene e mi è piaciuto. Ovviamente ha questa caratteristica forma angolata per classica di tutti i pennelli per il fard, giusto per andare ad applicare il fard sulle guance, sui zigomi. E invece questo qui, ovviamente il pennello per ombretto, ha le setole meno morbide perché è più compatto e le setole sono più corte, ha questa forma a punta. Questo è molto buono sia per stendere il prodotto sia per fare delle sfumature. Mi sono trovata molto bene con questo pennello, poi veramente stende veramente bene il prodotto. Quindi mi sono trovata davvero benissimo, anche questo si lava facilmente senza nessun problema e dall'altra parte abbiamo lo sfumino che vabbè io nel mio caso non lo utilizzo molto spesso, anzi non lo utilizzo quasi mai, però per chi lo utilizzasse è utile. Per quanto riguarda i prezzi, adesso erano fuori a prezzo lancio, quindi costavano molto poco, 5-6 euro, adesso non ricordo bene, però comunque i prezzi interi sono degli altri, anzi adesso ve li vado a leggere. Ecco, vedete, questi sono tutti gli strumenti di lavoro. Il prezzo lancio era per il pennello blush era 6,90 euro, invece per il pennello l'ombretto 5,50 euro, mentre il loro prezzo intero, regolare, che non troverete mai comunque a questo prezzo, sono di 12,50 euro e di 8,90 euro. Però comunque in offerta di solito, cioè più avanti, verranno sicuramente sui 7-8 euro l'uno e l'altro sui 5-6 euro. Di solito escono sempre a prezzi di offerta. E quindi pennelli bonosissimi. Per quanto riguarda i prodotti make up abbiamo finito. Adesso vi faccio vedere i prodotti per il corpo. Questo è un gel doccia dell'Avon Senses, è il primo gel doccia che provo dell'Avon e mi sono trovata molto bene con questo gel doccia perché, vabbè, a parte che mi piace tantissimo il profumo che è sandalo e vaniglia. È la confezione da 500 ml, ma c'è anche la 250 e la 750 se non mi sbaglio. E vabbè, profumo prettamente femminile, infatti non a caso ho scelto questa confezione rosa, molto delicato come profumo e niente, mi piace perché come mi hanno detto anche per gli altri gel doccia, però non lo so, è una cosa che mi è stata riferita, sono molto concentrati, cioè devi proprio spremere per far uscire il prodotto, quindi dura anche di più perché è tutto prodotto, non è che ne so, non c'è dentro molto liquido, non è diluito, cose del E poi genere. ho un prodotto per i capelli che è questo qui, che è il
il trattamento per capelli, per tutti i tipi di capelli, senza risciacquo, con l'olio di argan. E praticamente una botticina 30 ml, sembra che non l'ho ancora utilizzato, in realtà l'ho utilizzato già, però ne bastano veramente poche gocce per farne un buon uso. Ed è la linea Advanced Technique, come vedete, ha l'erogatore fatto in questo modo: schiacci e c'è questo liquidino che non lascia appiccicosa le mani, non lascia unto, eccetera. Lo applichi quando i tuoi capelli sono bagnati. E sulle punte, sui capelli, così pettini normalmente, va a rendere i capelli più vitali, soprattutto per chi ha i capelli secchi, disidratati, va a comunque a idratarli, a renderli più forti, li rende più luminosi, anche più lisci, li va a nutrire. Quindi è veramente un buon prodotto, anche perché Avon non lo mette in vendita a prezzi altissimi. Anzi, ad esempio, nell'ultima campagna veniva a 3,95 euro, se non sbaglio. Ed è veramente un buon prezzo per un prodotto che va veramente a proteggere, a nutrire, a idratare i tuoi capelli. Quindi questo prodotto è assolutamente promosso, perché mi è piaciuto veramente tanto. E niente, con questo abbiamo finito per quanto riguarda i prodotti Avon. Adesso vi faccio vedere alcuni prodotti che ho acquistato, che mi hanno regalato nell'ultimo periodo. Iniziamo con la marca Kiko. Allora, per quanto riguarda la Kiko, ho comprato due ombretti, tutti e due opachi. Questo è un bianco semplicissimo e questo qua invece è un verde, verde scuro, verde militare. Iniziamo col bianco. Questo non mi è piaciuto perché non scrive, è poco, molto poco scrivente. Mi serviva un bianco normale, opaco così, però purtroppo per far sì che rimanga sulla palpebra bisogna fare molte passate. Infatti, come potete vedere, non rimane assolutamente niente. Dopo un po' che lo applichi, magari rimane. E dire che questo l'ho pagato anche di più di questo, cioè non costavano molto, questo costava tipo sui 3-4 euro. Questo qua l'avevo pagato di meno, forse per il fatto che non c'è la confezione comoda come questa. Vedete, questa è una confezione un po' più scomoda, che devi stare qua ad aprire così, però almeno è scrivente. Vedete? Poi comunque mi piace questo tipo di colore, perciò con questo mi sono trovata bene, poi è anche durevole, quindi questo buono, pagato poco, durevole, bel colore. Quindi va benissimo. Poi ho comprato questo, che è un illuminante. Si chiama Dazzling Highlighter ed è il numero 1, sì. Ed è appunto questo illuminante fatto in questo modo, che tu vai ad applicare sui zigomi, sull'arcata sopraccigliare. Qui sull'arco di Cupido, molto bello, mi è piaciuto tantissimo, è veramente fantastico. Questo, come vedete, è lo swatch, si sfuma facilmente, è leggermente leggermente brillantinato, è veramente bello per fare il contouring, per illuminare il volto, veramente ottimo e lo consiglio tantissimo. E poi ho comprato due prodotti per le labbra. Una era una matita labbra rossa, un rosso chiaro. Me ne serviva una e ne ho approfittato perché venivano tipo a 2 euro. E questa è la 706 ed è una buona matita, fa il suo dovere. Vedete, questo è lo swatch, durevole. Ho fatto un buon acquisto. E poi ho acquistato un lip gloss, questo qua si chiama Kiko Super Gloss numero 113 e contiene 6 ml, come questo qua dell'Avon. Lo volevo perché mi piaceva il colore,
È molto brillantinato, l'avevo preso appunto per le feste. Lo scovolino è fatto in questo modo. Lo scovolino, l'applicatore, scusate, è fatto in questo modo. E niente, dovrebbe essere questo colore dorato, cioè brillantini dorati, beige. E vedete, è questo qui. Soltanto che sono rimasta un po' delusa perché sulle labbra si vede molto molto poco, rimangono più che altro solo i brillantini e poi come vedete tutte le volte che chiudo il prodotto fuoriesce sempre, quindi devo sempre asciugarlo. Sì, vabbè, per carità, alla fine mi piace comunque perché è brillantinato, dona molta luce alle labbra, però diciamo che mi aspettavo rendesse di più, ecco. Invece, per quanto riguarda l'erbolario, mi hanno regalato due prodotti. Uno è un mascara, dice mascara intensificante, oftalmologicamente testato. Ha lo scovolino normalissimo, vedete così, di una misura media, normale, non è neanche molto, è anche abbastanza piccolo. Però mi è piaciuto tanto perché va veramente ad allungare, a volumizzare le ciglia. E le intensifica perché è un colore nero molto molto forte e 9 ml, non so quanto l'abbiano pagato perché appunto me l'hanno regalato, ma mi è piaciuto. Quindi quello che dice qua, mascara intensificante, lo fa veramente perché è un nero molto intenso e comunque va anche a volumizzare bene le ciglia. Invece l'altro prodotto è questo qui, che è un lip gloss illuminante. Io non vado pazza per i lip gloss in colore, infatti non ne ho mai acquistato uno. Non mi piace avere le labbra lucide ma senza un colore sotto. Infatti, come vedete, il mio applicatore è sporco di rosso perché questo lo vado ad applicare sopra i rossetti. In questo caso, l'ultima volta l'ho applicato sopra il rossetto rosso per dare luce, dare volume, quindi da solo non lo utilizzo, però comunque mi piace da utilizzare sopra i rossetti e va ad illuminare bene. Infatti, come dice qua, illuminante, va ad illuminare bene. Sono 9 ml e si chiama appunto Lip Gloss Illuminante Colore Luce. E vabbè, ve lo faccio vedere magari lo stesso. Vedete questo qua sopra, ovviamente non si vede, non so, si vede il riflesso. E niente. Con questo ho finito tutti i prodotti. Ci vediamo al prossimo video. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere ovviamente se non vi è piaciuto, se vi è piaciuto, se vi dico sì, sono sempre ben accetti. E niente, vi invito come sempre a seguirmi sulla pagina Facebook, se volete iscrivetevi anche al mio canale YouTube. E niente, una buona giornata e a presto!